Per noi è fondamentale il coinvolgimento dell'istituto scolastico, dell'istituzione scolastica più in generale, per l'ottima ragione che certi pregiudizi che ancora purtroppo si sentono affermare quasi quotidianamente da parte di molti possono essere meglio superati se il problema viene affrontato qui, in queste aule, tra ragazzi giovani che hanno da condividere, oltre a conoscenze tecniche, anche esperienze che possono aiutarli a crescere gli uni e gli altri. Lei ha detto che l'Italia sta costruendo il proprio sistema di accoglienza. A quale modello si sta ispirando? Guardi, si sta ispirando a un modello che tiene conto della sostenibilità sociale, economica, del fenomeno e che ovviamente dia qualche chance di integrazione. Quindi il principio cardine del modello è una corresponsabilizzazione tra Stato centrale e autonomia locale, lo sviluppo di centri di piccole dimensioni molto diffusi sul territorio.